salve, eccoci qua per questa lezione online speciale dovuta alla pioggia. E qui c'è Emily che mi fa compagnia. Oggi è contenta, finalmente ritorna la mia assistente. Allora, bastone quindi per tutti, tappetino, tutte le cose che ci servono per fare la lezione. E niente, cuscino, asciugamano, tutte le cose che vi sono necessarie per potervi approcciare alla lezione. Lezione con il bastone che sarà molto molto utile per mobilizzare il distretto alto del corpo, quindi le spalle, il dorso. E poi utilizziamo il bastone anche per aiutarci negli allineamenti, quindi per correggere magari le posizioni, visto che il bastone si dice che dovrebbe essere dritto, ci aiuterà anche a porci nella maniera più consona. Ok, quindi noi, adesso scusate, mi tolgo le calze così vedete meglio i miei piedi, e da qui. Guarda un po', gioca con le calze, no? Dire vuoi? Ok. Allora, da qui adesso, quindi andate a prendere il vostro bastone e spostate il peso del corpo sulla punta dei piedi e sui talloni. Cercate di tenere la larghezza delle gambe almeno larghe quanto il vostro bacino, non strette però, ok? Continuiamo a fare questo movimento e andiamo nuovamente a portare l'attenzione sulle spalle e a ruotare le spalle. Mentre ci spostiamo sulle punte, portiamoci in rotazione. Alla prossima, ci prepariamo e andiamo a flettere gli avambracci, portando i gomiti stretti al corpo e portando quindi l'asta sotto la linea della gola. Inspirando ed espirando. Cerchiamo di scendere rallentando il movimento in modo da far lavorare un pochino di più i polpacci. Ok, ancora inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro. E adesso portiamo le braccia in allineamento con la linea delle spalle, espirando scendiamo. Quindi inspiro in alto, espiro in basso, inspiro ed espiro. Ricordate, il bastone è leggero, quindi muovete le braccia con morbidezza, senza bloccare l'articolazione della spalla. Ne facciamo ancora due, penso che si comincino a sentire anche i polpacci lavorare. Facciamolo un'ultima volta e poi lo prendiamo molto molto più largo e cerchiamo di sollevarci sopra la linea della testa e rientrare piano piano. Quindi sempre inspirando ed espirando. Saliamo bene, riscendiamo. Inspiriamo. Non c'è bisogno di arrivare proprio sopra la testa, se avete dolori alla spalla, fermatevi assolutamente prima. Inspiro. Espiro, teniamo le braccia in alto, appoggiamo i talloni e da questa posizione incliniamo leggermente il busto, inspirando, espirando, torniamo al centro e cerchiamo di mandare il nostro respiro lateralmente sotto la linea dell'ascella. E ancora, inspiriamo, espiriamo, inspiro ed espiro, inspiro, espiro, inspiro. Alla prossima, tieni il braccio qua. E avvicina praticamente la linea, diciamo, della cima della testa. Lo avvicini, lo allontani, lo avvicini, lo allontani, lo avvicini, lo allontani. Torna al centro, lo fai dalla parte opposta, apri bene il torace, ok? Non chiudere lo spazio della spalla, avvicina, allontana, avvicina, torni al centro e scendi giù. Da questa posizione vai invece a portare sotto la linea del petto e fai un piccolo piegamento. Quando spingi dalle gambe, sollevi anche leggermente l'asta, la porti sotto il petto, spingi, torna, mantieni. Adesso muovi praticamente i gomiti e fai proprio salire e scendere. Vedi che i gomiti vanno verso il basso e verso l'alto, giù e su e giù. Fermati all'altezza delle spalle. Adesso stendi le braccia e fletti le gambe. Stendi e ritorni, stendi e torni, stendi e torni, stendi e torni, stendi e torni, stendi. Riportati dritto su e adesso con le braccia fermo il busto, fermo il corpo. Ricordatelo questo movimento perché dopo andiamo a rifarlo combinandolo con altri movimenti del corpo, quindi davanti e dietro, facendo dei piccoli incroci. 4, 3, 2, 1 e poi ti riporti al centro e abbassi le braccia. Appoggia bene l'asta nella zona pubica. Spingi indietro il bacino, quindi praticamente mandi i tuoi glutei bene in fondo. Senti la pressione dell'asta
sulla zona pubica e sulla zona inguinale. Mantieni la tua posizione e da qui, come se massaggiassi le tue cosce, spingi bene il bacino dietro, mantieni la colonna lunga e massaggia le gambe. Continua e ti fermi ora in questa posizione, attivando la zona lombare, attiva anche le braccia che spingono contro l'asta, espirando, inspirando, espirando, inspirando, espirando, inspirando, poi espirando, rivieni su, ti porti in alto, prendi l'asta, la porti dietro, portando i palmi delle mani verso di me e fai delle piccole spinte posteriori, tenendo bene il petto aperto, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Dai un pochino più di diagonale a questo movimento e tienilo piccolo piccolo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Piano piano porta l'addome sulle cosce. Lascia andare la testa, le braccia salgono dove vogliono, fai sì che la testa sia morbida, morbida. Resta in questa posizione, fai scivolare il bastone, lo porti davanti ai tuoi piedi, lo blocchi, quindi lo prendi bene, inspiri e scavando dall'addome, espira, srotola la colonna vertebra per vertebra, vieni su, le ultime sono le braccia, inspiri, ti allunghi. Ed espirando esegui un tuffo vertebra per vertebra, sempre scavando dall'addome. Mantieni le braccia morbide questa volta e fai dei piccoli cerchi davanti ai piedi, sia in una direzione che nell'altra direzione. Ti fermi al centro, inspira e sempre scavando dall'addome, ritorna, 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 ritorna su. Ok. Ora. Oh, c'è uno starnuto che vuole uscire, ma non è uscito. Tieni l'asta, le gambe un pochino più larghe rispetto alla posizione precedente, l'asta più o meno all'altezza dell'ombelico, qui come se te lo puntassi addosso. Poi scendendo, stendi le braccia e ritorna. Quindi inspiri, espiri, inspiri, espiri, inspiri, espiri. Mantieniti qua nella posizione, attiva un'onda che parte dalla colonna, ti riporti verso l'alto. Spingi dietro, attiva l'onda, rimuovi la colonna e torni su. Vai ancora a spingere, vertebra per vertebra, sali, sali, sali. Lo fai un'ultima volta, scendi e vertebra per vertebra, ritorni a salire. Tieni l'asta solamente con un braccio. Adesso mi metto in questa posizione così lo vedete un po' meglio. Ok, lo metti dritto, immagina di muoverti, ruotare il tuo bastone all'interno di un pentolone gigante. L'altra mano la metti sulla coscia e mobilizza tutta quanta la spalla. Qua, 3, 2 e 1. Gira dalla parte opposta. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. E ritorni su. A voi sembra strano, ma questo movimento di mobilizzazione serve molto per l'articolazione della spalla. Quindi noi ce lo mettiamo qui davanti, sempre immaginando che qui ci sia un altro pentolone, andiamo a piegarci e poi andiamo a girare. Quindi non troppo lontano, ma neanche troppo vicino, descriviamo dei cerchi con tutto il braccio. Quindi qua, se poi si sposta un po', il bastone non fa niente. Poi lo giriamo dalla parte opposta, cercando di descrivere questi cerchi qua. 3, 2 e stop. Torniamo su e manteniamo l'asta con entrambe le mani. Allora, da questa posizione qua, adesso ci prepariamo. Scusate che io sposto un po' il tappetino che mi fa inciampare. Ok? Allora, e da qui mi metto in questa direzione, sposto indietro la gamba sinistra per me. Ok. Da questa posizione qui, quando il corpo è leggermente proteso in avanti, appoggio solo l'alluce dietro, inspirando apro grande, espirando ritorno, inspiro salgo, espiro torno, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Espiro, mantengo l'allungamento e da qui faccio delle piccole spinte con le braccia. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
e uno. Appoggio i piedi, torno davanti a qua, vieni davanti allo schermo. In questo caso prendo l'asta bella larga, la porto sotto la linea della gola e spingo le braccia. Scendo, spingo, scendo, spingo, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Mantengo la mia posizione giù con le gambe flesse, stendo le braccia e qui ritorno con il mio movimento delle braccia in isometria. Belle stese, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi fermo al centro, mi sollevo e naturalmente cambio allineamento. Non è un affondo, un pochino dietro, la gamba comoda, leggermente flessa la gamba d'appoggio anteriore, mantengo la luce, il corpo leggermente proteso in avanti e sollevo. Apro il torace, inspiro, espiro. Solleva la gamba, attiva l'alluce, sali, scendi, inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira. Attiva l'addome, non piegare la schiena, inspira, espira e mantieni piccole spinte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Riappoggia la gamba, torna qua al centro. Ti risistemi bene con le gambe larghe, da questa posizione qui stendi le braccia, rientra con i gomiti verso il basso, stendi, rientra, spingi e rientra, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, tieni la tua posizione, ok? Vieni su, spingi in alto e rilassa le braccia e porti il tuo bastone al centro. Da qui chiudi le gambe, ok? Ti posizioni con l'asta leggermente sul lato destro, ok? E fai in modo che la tua gamba libera con l'alluce descriva dei movimenti circolari. Quindi cerchiamo di creare questo punto d'appoggio, diciamo come punto di riferimento, giusto per creare dei cerchi a livello del nostro femore. E poi lo facciamo anche dalla parte opposta, quindi mobilità dell'articolazione dell'anca in questo caso, quindi ruoto, ruoto e ruoto. Mi fermo, mi appoggio con dolcezza lì, sollevo la gamba, apro l'anca, chiudo l'anca. Tieni bene il piede a martello come se fosse poggiato su qualcosa, senza perdere il controllo del centro, in questo caso a livello addominale. Non farlo troppo grande, perché sennò il corpo balla tutto. Tanto ci dobbiamo sentirlo qua alla testa del gluteo e dalla parte interna della coscia e soprattutto dell'attivazione addominale. Ti fermi qui e cominci a disegnare dei cerchi. Falli come ti vengono, grandi, piccoli. L'importante è che il movimento nasca come se volessimo disegnare i cerchi con la punta del ginocchio, non con il piede. Ok, e adesso lo facciamo anche dalla parte contraria. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 e ti fermi qua. Qui fai andare la gamba così come se fosse un pendolo. Fallo nella direzione che vuoi, non c'è un movimento giusto o sbagliato. Cerca però di non dondolare con il resto del corpo. Quindi morbida, morbida la gamba, vai. Soffia, inspira, soffia. Ti riporti in appoggio. Controlla l'allineamento delle gambe. Prendi il tuo bastone e prova a fare dei piegamenti. Senti come proprio lavorano diversamente le due gambe. Senti come la gamba che ha fatto tutti i movimenti è disposta al piegamento in maniera molto più pronta rispetto all'altra che la ferma. Ok. E adesso naturalmente andiamo a cambiare, lo facciamo dalla parte opposta. Quindi ci appoggiamo giusto per l'equilibrio e andiamo a mobilizzare l'anca. Ok, dovete cercare di portare il peso dall'alluce al quinto dito, dall'alluce al quinto dito, cercando di non muovere il resto, quindi tutto il resto fermo. E poi giriamo al contrario, quindi dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori. Ah, ok, e ci fermiamo qua. Solleviamo la gamba, attiviamo bene gli appoggi, la spinta del piede alla terra, apriamo l'anca, chiudiamo l'anca. Vicino, perché sennò balla tutto. Spalle ferme, fianchi fermi, bacino fermo, muovo solo il femore, quindi mobilizzazione a livello femorale. Apro, chiudo,
apro, chiudo, apro, disegno dei cerchi, 1, 2, 3, 4, 5, grandi, piccoli, potete variare, non farlo sempre nello stesso modo. Poi adesso giriamo al contrario, quindi giriamo dalla parte opposta, ancora qua, e 3, e giro, e giro, e giro, e stop, poggio il piede, ok? Sì, qua. E adesso vedrai, dobbiamo fare il bilanciamento, mi stavo dimenticando, ok, pendolo, ok, come un pendolo, però le creste iliache restano sulla stessa altezza, quindi è solo la gamba che si muove, scivola e dondola, sentirai anche questo ritorno a livello del gluteo, e ancora, spingi, torna, spingi, torna, spingi, ok, riappoggiamo tutto, rifacciamo il test del piegamento e sentiamo come tutte e due le gambe adesso sono ben disposte a lavorare in piegamento, quindi salgo, rientro, salgo, rientro, salgo. Bene, dilanchiamo le gambe e manteniamo questa posizione qua. La portiamo nuovamente all'altezza della gola e tenendo questa posizione facciamo una flessione. Quando saliamo giù, sempre dalla stessa parte, ok? E andiamo a spingere. Andiamo giù, sempre sullo stesso lato, inspiro, fuori, scendo, spingo, scendo, spingo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, prova a restare su adesso, aiutati con il bastone, mettilo alla terra e tenendo la posizione in inclinazione, come una sorta di stella. Se vuoi puoi anche il braccio, diciamo, lo metti comodo per la tua spalla. Fai delle piccole spinte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Mentre torni, incroci la gamba dietro e stringi bene la zona inguinale. Quindi bene l'attivazione del pavimento pelvico. Stringo come se mi stesse scappando la pipì. Prendo il bastone e da questa posizione sollevo le braccia e creo un'inclinazione e torno al centro, inspirando, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, torno al centro, faccio un bel respiro fuori l'aria, mi lascio scivolare giù alla terra e mentre sono qua faccio dondolare le braccia avanti ai piedi, quindi piano piano, inspiro, spingo bene i piedi alla terra, scavo dall'addome, torno su, ok, riapriamo le gambe, ben divaricate, quindi troviamo nuovamente la posizione della nostra asta e poi andiamo, inspiriamo, quando andiamo su, solleviamo l'altra gamba, ci siete? Andiamo, spingo, torno, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, su e giù, e su e giù, e su e giù, e cerco di stare su, mi aiuto con il bastone, quindi lo poggio, apro, distendo bene il braccio, mantengo la posizione e vado a creare delle piccole spinte verso l'alto, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, incrocio dietro, quindi stringo, attivo bene il pavimento pelvico, come se mi scappasse veramente la pipì. Prendo il bastone, lo sollevo, lo porto sopra la linea della testa, inspirando apro il fianco e ritorno, inspiro, espiro, inspiro, mantieni bene la colonna lunga, nello stesso tempo ti inclini, inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira. Ok, e da questa posizione adesso piano piano butti fuori l'aria, scendi davanti a te, lascia ciondolare le braccia, risucchia la pancia dentro mentre sei così, inspira e poi espirando scavi e ritorni su e libera le gambe. Ok, allora riportiamoci su una linea di affondo, quindi ci portiamo in avanti, facciamo un bel passo
E da questa posizione, una volta stabilita la posizione, prendete la vostra asta e la prendete come se fosse un bebè. Allora, qual è la gamba che avete davanti? Una volta che siete qua, dovete espirare, ruotare verso la gamba anteriore. Inspirando, tornate al centro. Espirando, ruoto. Inspiro al centro. Espiro. Inspiro. Soffia. Inspira. Soffia. Inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia. Prendi il tuo bastone, portalo dietro il capo. Mantieni bene l'allineamento della colonna. Senti, devi sentire che appoggia bene tra i glutei, la centro delle scapole e la testa. Porta il corpo leggermente inclinato in avanti, riporta il corpo verticale. Bisogna cercare di capire bene la differenza di quando siamo ben dritti e quando invece il nostro corpo è inclinato. Ritorniamo al centro, inclina avanti, torna al centro, inclina avanti, resta così al centro. E da qui prendi bene la tua posizione, scendi verso la terra, inspira, espira, scendi, risali, scendi, risali, inspira, espira, inspira, espira, inspira, spingi bene il piede alla terra, soprattutto quello avanti, dietro solo la punta, continua, 4, e 3, e 2, e 1, resta un po' in basso, e quindi porti il bastone di lato per aiutarti nell'equilibrio. Da questa posizione qui, solleva, stendi la gamba, dai un calcio in avanti, ok, e poi ritorni nella posizione di affondo. Sali col ginocchio, calcio avanti, e poi torni indietro. Sali col ginocchio, calcio avanti, torna indietro. Sali in alto, calcio avanti, torna dietro. Sali in alto, calcio avanti, torna dietro. Sali, calcio, torna in fondo. Salgo, calcio, torno e dietro. Salgo, calcio, torno e dietro. Salgo, calcio, torno e dietro. Io sono in una posizione tale che mi permette di ritornare perfettamente anteriormente verso di voi. Abbiamo fatto il movimento, ve lo ricordate di prima, questo movimento di incrocio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, torna su, gira nella direzione opposta. Abbiamo fatto il primo movimento, no? Abbiamo creato questa dinamica, abbiamo preso il nostro bastone come se fosse un bebè, abbiamo creato l'allineamento della colonna, quindi testa coccige sulla stessa linea, schiena dritta, gamba anteriore, ruotiamo verso di essa, espira, inspira, soffia, bene i piedi stabili, soffia, inspira, soffia, inspira, tornando così al centro, facciamo come abbiamo fatto prima, come punto di riferimento e proprio di autocorrezione, cerchiamo l'appoggio sulla testa, il centro delle scapole, la parte finale dei glutei, la zona del sacro. E andiamo qua a espirare quando il corpo si protende leggermente in avanti e ad inspirare quando la corona si va dritta. Espirare in avanti, inspirare dritti. Espirare in avanti, inspiro, ritorno. Espiro avanti, inspiro, ritorno. Busto avanti, inspiro, ritorno. Busto avanti, inspiro, ritorno. Busto avanti, inspiro, torno. Facciamo l'ultimo e manteniamo qua la nostra posizione. Togliamo il nostro bastone da questa posizione qui, lo portiamo a terra e facciamo bene il piegamento. Ok, attenzione di portarci con la schiena dritta, quindi giù e su, cercando di non rovesciare in avanti il corpo. Giù e su e giù e su e piego e salgo e piego. E salgo, piego, salgo. Attenzione, dalla flessione su, io sollevo la gamba, porto un calcio in avanti e poi torno indietro. Salgo,
calcio avanti, lentamente, non fatemi prendere dalla fretta, salgo, avanti, fletto, torno dietro, salgo, avanti, fletto e dietro, salgo, avanti, fletto e dietro, salgo, avanti, fletto e dietro, salgo, avanti, fletto, dietro, l'ultima volta, fletto, ok, torni al centro, ti riposizioni con calma fronte a me. Bene, chiudiamo le gambe, ritorniamo qua su una posizione neutra e facciamo un bel respiro. E nuovamente andiamo ad allungarci bene verso l'alto, scaviamo dall'addome, facciamo come un tuffo, lasciamo tutto il peso del corpo in basso, le ginocchia leggermente flesse, non le rigidite, lasciate la testa morbida, le braccia morbide, inspirate e poi lentamente fuori, 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 fuori l'aria. E torniamo con calma su. Ok, cerchiamo il nostro tappettino e adesso andiamo a vedere che cosa andiamo a fare. Allora, siccome spesso e volentieri ci sono delle persone che hanno le ginocchia delicate, ma anche se non fosse, trattatele bene. Quindi magari se avete una cosa, mettetela. Ci metteremo subito in quadrupedia. Quindi è il nostro bastone, per ora lo teniamo sul lato. Organizziamo bene quindi la posizione di quadrupedia, andando a cercare sempre, se avete la possibilità, ho detto prima, di mettervi un sostegno per le gambe, che male non ci fa. Allora, prima però di fare proprio l'esercizio di quadrupedia completo, dopo che avete sistemato e organizzato l'appoggio delle ginocchia e dei piedi, che in questo caso ho tenuto con le dita bene aperte alla terra, quindi i talloni sono verso i glutei, prendo il mio bastone e mi sollevo su. Da qui, mantenendo la posizione, me lo riporto all'altezza del cuore e allargo i gomiti. Espirando, stendo, inspirando, torno. Espirando, stendo, inspirando, torno. Espiro, stendo, inspiro, torno. Quindi come salgo, io stendo le braccia e porto in avanti il bastone. Avvicino, ok. Adesso lo faccio per l'ultima volta, resto qui. E vado a organizzarmi la contropedia. Quindi lo appoggio da un lato, organizzo bene l'appoggio delle braccia. Quindi il gomito, la punta del gomito è diretto verso la gamba. Ok, sistemo bene i polpastrelli, apro bene le dita. Magari ho bisogno di sentire se sono centrato, le spalle sono indietro, il collo lungo, le scapole sono neutre. Inspirando, creo un arco. Espirando, arrotondo tutta la colonna. Inspirando, guardo in avanti. Espirando, arrotondo. Inspirando, avanti, apro anche la gola. Espiro, abbasso il mento, guardo l'ombelico. Inspirando, avanti. Espirando, richiudo. Inspirando avanti, espirando richiudo. Bene, da questa posizione riallino. Prendo l'asta più o meno al centro. Tutto il resto del corpo attivo alla terra, sollevo all'altezza della mia spalla. Stendo la gamba opposta, ok? Quindi tengo bene la posizione. Da qui la gamba sta ferma, la luce spinge, muovo solo il braccio. Inspira, espira, inspira, espira, solleva, tieni la gamba tesa, non farla scendere se ce la fai, altrimenti lasciala appoggiata a terra, ma continua a muovere nel braccio, sali, discendi, sali, discendi, sali, attenzione, adesso ti porti in avanti con il braccio, palmo della mano verso la terra, piccole spinte con la gamba, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e poggia pure il bastone, riportati indietro, lasciati a scaricare completamente giù. Sicuramente lo faremo dalla parte opposta, quindi adesso tranquillamente rilassati e scarica, rilassa anche le punte dei piedi e completamente ti porti alla terra. Inspiri e poi scavando dall'addome riarrotoli la colonna. Io mi giro dalla parte opposta anche per farvelo vedere meglio. Quindi adesso mi porto in questa direzione. Se volete girare come me, girate. Riportatevi in quadrupedia, riorganizzate gli appoggi, le scapole, il collo, l'attivazione
delle braccia, bene la terra, il gomito che è diretto verso la parte, verso la coscia. Scarichiamo bene, sentiamo forte gli appoggi e da questa posizione riandiamo a fare il gatto. Però questa volta facciamo una cosa diversa. Quindi espirando arrotondiamo, però dopo che abbiamo arrotondato la colonna portiamo i glutei verso i talloni, infatti i piedi sono scarichi adesso, se potete notare, e poi facciamo come se venissimo fuori e sgusciassimo da un buco. Quindi niente più piedi puntati ma piedi rilassati. Espirando scavo dall'addome, scendo giù ed inspirando riesco, come se proprio venissi fuori da un buco. Espirando fuori d'aria, ridiscendo, inspirando, mi allungo, fuori l'aria, arrotonda la colonna, portati dietro, inspira, riesci, ok, ancora, espira, rotonda, 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 inspira, riesci, fallo un'ultima volta, espira, rotonda la colonna, scendi giù, ed inspira, riesci. Questi esercizi sono un massaggio per la colonna vertebrale, quindi sono molto belli perché danno proprio respiro tra le vertebre. Adesso ci riposizioniamo bene in quadrupedia, riprendiamo il nostro bastone più o meno al centro e teniamo il braccio stabile. Da questa posizione facciamo scivolare la gamba opposta, la teniamo bene verso l'alto, attivate la luce come se volessimo raggiungere la parete in fondo. E poi tranquillamente il braccio, inspiro, espiro, inspiro, espiro, salgo, discendo, salgo, discendo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, lo porto, attenzione a quello che avete in giro per casa, in avanti e facciamo delle piccole spinte con la gamba posteriore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ritorniamo piano piano verso il basso. Vi allungate, vedete il bastone qua davanti come se fosse un vero martello. Fate delle piccole spinte, quindi scivolate, tenetelo più largo delle spalle che è più comodo e andiamo a fare questi scivolamenti davanti. Espirando, inspirando, fuori l'aria, torna su. Ok, lasciati andare completamente. Fai un bel respiro e poi piano piano ti riavvolgi, quindi sali, ti metti a sedere e qui, allora, per le persone che hanno magari problematiche all'osso sacro, io vi consiglio di mettervi una cosa più morbida. Io, questi sono consigli, poi scegliete voi. Io mi vado a posizionare adesso da questa parte con i piedi che sono un po' fuori, prendo il bastone e faremo finta di andare in barca, ok? Non è una giornata molto da barca, però facciamo finta. Quindi le gambe non sono troppo chiuse, ma neanche troppo strette, sono un pochino più larghe del vostro bacino, e tenete le braccia scariche in avanti. Da questa posizione andate a prenderlo abbastanza comodo, né troppo largo né troppo stretto. La schiena, partite con la schiena dritta, quindi cercate di venire, se io mi metto il bastone, no? Non sono così, no? Ho il dorso, quindi ho il controllo della colonna, inspiro e poi espirando scavo dall'addome e poi inspiro, torno, espiro, scavo, torna su, 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 espiro, arrotondo, manda la pancia dentro quando vai dietro, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, resta leggermente con la schiena rotonda e andiamo a remare, quindi uno, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8. E da qui piano piano continua la tua discesa. Adesso io lo tolgo. Qui magari c'è qualcuno che ha necessità di un sostegno per la cervicale. Quindi magari mettete un cuscino, no? Organizzate i piedi, vi avvicinate, prendete la vostra asta larga, comoda. Fate delle spinte con le braccia verso il soffitto, portate i gomiti alla terra. Sollevo le braccia, gomiti alla terra. Sollevo le braccia, gomiti alla terra. Spingi in alto, gomiti a terra. Spingi in alto, gomiti a terra. In alto, gomiti a terra. In alto, mantieni i gomiti a terra. Da questa posizione fai andare leggermente indietro,
e poi verso il petto, quindi inspira. Questi sono movimenti molto importanti a livello di mobilità delle spalle. Ok, quindi andiamo ad inspirare dietro. Se superate la testa, bene, altrimenti non importa. Non è neanche obbligatorio arrivare a terra. Se qualcuno non ci arriva, arriva dove può. Ok, continuo, inspiro dietro, espiro, ritorno, inspiro ed espiro. Adesso riportati con le braccia in alto, lo vai a prendere un pochino più comodo, più stretto, e coordiniamo i movimenti delle gambe. Porta la gamba destra a 90 gradi, le braccia sono sulla linea del petto. Porta la gamba sinistra a 90 gradi, mantieni la tua posizione. Ora andiamo a mobilizzare la gamba destra, quando scende le braccia vanno dietro e quando sale le braccia salgono. Inspiro giù, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Cercate di pensare che sia l'alluce che va alla terra, ok? Vi aiuta a mobilizzare l'articolazione dell'anca. Scendo, risalgo, scendo, risalgo, giù e su e giù. Ok, tornate adesso in posizione, concentriamoci sull'altra gamba. Scendete con l'alluce che vuole andare al pavimento prima del tallone, ok? Espira, inspira, espira, la punta del ditone che vuole andare al pavimento. Espira, inspira, espira. Inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira. Tieni le braccia su, ok? E adesso prendi l'asta, la infili sotto le ginocchia, avvicini le ginocchia all'addome e praticamente aiuti, fuori l'aria, sollevi il bacino, fuori l'aria. Tieni le gambe piegate, fuori, rientra, fuori, rientra, soffia, inspira. Soffia, inspira, soffia. Attenzione, adesso avvicina anche il viso alle ginocchia, dondola sulla tua colonna, butti fuori l'aria, ti vai a sedere. Ok, altrimenti se non ce la fai, girati sempre di lato. Riportiamoci nella posizione da seduti, riandremo a fare nuovamente la barca e poi ad aggiungere altri esercizi. Quindi portiamoci con le braccia, spalle basse, inspira, arrotonda la colonna e rilasciamo la barca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gli ultimi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Riprendi la tua posizione, srotola, srotola, srotola la colonna, avvicina le gambe. Questa volta tieni in appoggio una gamba, porta l'altra bene verso l'alto. La tua asta sfiora la parte alta della gamba dove riesci ad arrivare, allunga tutto il corpo ed espirando avvicina. Inspira, espira, inspira, espira. Cerca di tenere la gamba tesa se ce la fai. Inspira, espira, inspira, espira. Sali e ritorna, ok? Piano piano. Adesso resta qui in alto, se ce la fai solleva la testa, vieni con dei piccoli picchi verso l'alto, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, stai ancora qua se ce la fai, prendi la tua posizione, ok, con la gamba tesa stacca anche l'altra gamba, se riesci abbassa le braccia, fai delle piccole spinte, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, riporta tutti e due le gambe in piegamento, dondola sulla colonna ed espirando ti risiedi. Beh, ci piace il mare oggi, eh? Allora, rifacciamo un altro passaggio con la barca, però questa volta appoggia i talloni, quindi non mettere tutto il piede. Riportati con le braccia lunghe, inspiri e scavi espirando e riandiamo a remare. E 1, e 2, e 3, e 4. E 5, e 6, e 7, ne ho altri 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e scendi, 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 ok, vai giù, giù, giù. Beh,
Porti in alto la gamba opposta, ricordi quale gamba hai fatto prima, riporti le braccia in estensione, avvicina l'asta, inspira e fuori l'aria. Allunga bene le braccia, allunga bene la gamba, su e giù, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, tieni la posizione, abbassa il mento, solleva il busto, fai delle piccole spinte, 8, 7, 6, 5, 4, se ti fa male la testa, tienila giù e muovi solo le braccia e le spalle. Prova anche questo, se riesci, stendi la gamba opposta, abbassa le braccia lunghe, abbassa il mento, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e ritorni qua, riprendi tutte e due le ginocchia, porta all'addome, dondola sulla colonna, inspiri ed espirando, ti siedi, yeah, ok, allora, quello addominale, basta. Andiamo a fare un esercizio di lato, ci mettiamo sul fianco, ok? Allora, io questo me lo sposto, mi fa da cuscino qua, e bevo un sorso d'acqua, io sto parlando, 7, quindi non voglio fare la pubblicità all'acqua. Allora, qui, e ci mettiamo sul lato, non importa quale lato, da quale lato vi mettete, tanto è uguale, poi tanto lo facciamo dalla parte opposta, tanto è una lezione simmetrica, quindi quello che facciamo da un lato facciamo subito dall'altra parte. Portiamoci in basso, mi serve in questo caso che voi stiate comodi col busto e la testa e la spalla sotto, manteniate la gamba sottoflessa e spingete bene la gamba superiore. Ok, qui, quindi infatti, adesso io ho questo maglione grosso, non si vede, quindi dovete cercare di mantenere lo spazio qua dell'anca, quindi sul fianco, come se ci potesse passare, vedete che passa il bastone, no? Scorre bene, si passa bene, eh? Quindi non è che mentre facciamo gli esercizi poi boh, ce lo cadiamo, cerchiamo di tenerci in quella posizione là. E l'asta la tenete qua davanti e cercate il centro. Prendete l'asta al centro, sollevate il vostro braccio il più possibile sulla linea della scapola e della spalla, mantenendo questa posizione, spingendo l'anca, attenti ai mobili di casa, fate delle rotazioni, quindi controllate di non rompere niente, altrimenti lo fate piccolo, quindi ruoto. Questo è un lavoro molto importante a livello della spalla, proprio c'è una mobilità importante all'altezza dell'omero e dei muscoli sottoscapolari, e tutti i muscoli dell'ascella. Poi ci fermiamo dritti, senza attenzione a tenerlo il più allineato possibile, e ritorniamo senza appoggiare. Coordiniamo il movimento, attenti che non sia né di qua né di là, ma il più possibile sulla linea della spalla. Ok, da questa posizione si attiva anche la gamba, quindi quando sale il braccio sale anche la gamba e poi si espira. Inspira, sale, espira, torna. Inspira ed espira. Inspira ed espira, e sali e scendi, sali, scendi, sali, scendi, sali, scendi, cerca di non muovere sotto l'anca, le creste iliache devono stare allineate, salgo, scendo, soffio, inspiro, resta più o meno su, prendi l'asta, la appoggi sulla tua gamba, la fai uscire, quindi dalla linea del piede, attiva il piede in allineamento e fai dei piccoli cerchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalla parte opposta, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tieni bene l'allineamento, ok? Cerca di non farlo cadere, trova la linea, vieni su con il braccio, ok. Tieni la tua posizione qui, mantieni l'isometria, semplicemente questo, cerca di resistere con la gamba, tieni l'allineamento, 4, 3, 2, 1 e stop, e recuperi il tuo bastone. Sono buona oggi, abbiamo fatto tante cose per le gambe, quindi qui c'è un lavoro di coordinazione motoria sul lato del braccio e della gamba. Quindi andiamo dalla parte opposta. Ci sediamo, giriamo al contrario,
quindi ci portiamo in scivolamento come abbiamo fatto precedentemente, attiviamo tutti i nostri punti di appoggio, di riferimento, lo spazio dell'anca, l'allineamento della spalla, l'attivazione bene della gamba. Quando la gamba sale non è molla, ok? È proprio attivo tutto il muscolo, eh? Quindi prepariamoci più o meno al centro il nostro bastone e da qui andiamo a sollevare verso l'alto. Quindi attivando il movimento di intra ed extra rotazione di tutto il braccio, di tutta la spalla, dentro e fuori, dentro e fuori, e dentro e fuori, dentro. Mantenete lo spazio dell'anca sotto, non perdetevi il controllo dei fianchi. Vado ancora dentro e fuori, e dentro e fuori, e dentro e fuori, e mi fermo al centro. Qui allineo il braccio sulla linea della spalla e sollevo la gamba come sale il braccio, sale la gamba. E andiamo. Soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, cercando di mantenere l'asta allineata senza farla ciondolare da una parte all'altra. Spazio sotto, controllo, salgo e scendo, e salgo e scendo, e salgo e scendo, e salgo. Tieni la gamba su, abbassa il braccio e con calma cerca di organizzarla sopra la gamba, la fai uscire dal piede, ok? Mantienila con la mano, attiva la punta del piede e fai dei cerchietti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalla parte opposta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok, vieni qua, piano piano. Portalo in avanti. Ah, dobbiamo fare l'isometria, che testa, sto pensando a 100 cose. Ok, attivo, 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 attivo qui, blocco il tutto, perso l'elemento controllo, bene qua, braccio in isometria, stabilità. Ok, immaginate che vi stiano tirando verso il soffitto mentre lo fate, quindi tenete la spalla bella alta, 3, 2, 1, e rientriamo, ole. Allora, volevo vedere che ore sono perché ho perso la cognizione del tempo. Allora, piano piano vi alzate, vi mettete a sedere. Ok, allora, adesso faremo questo esercizio con le gambe tese. Ci stendiamo, abbiamo le gambe in allungamento, quindi dritte qua. Prendiamo il nostro bastone, lo portiamo su, quindi né troppo largo né troppo stretto. Ci accorgiamo bene di essere ben appoggiati sull'ischio destro, così come sull'ischio sinistro. Quindi può darsi, le sensazioni a volte sono di essere più da una parte che dall'altra. Cerchiamo un equilibrio. E poi andiamo ad inspirare, ci allunghiamo e buttando fuori l'aria andiamo verso i piedi. Sfiorando tutto il resto del corpo, rientriamo in posizione. Ok. Provate adesso, mentre espirate, spingete le punte lontano dai piedi e quando tornate su tirate i talloni. E quindi andate fuori l'aria alle punte in avanti, rientro con i talloni, fuori l'aria punte in avanti, rientro, spingo i talloni, ed ancora fuori l'aria, rientro, l'ultima volta fuori l'aria e rientro, bene così. Adesso piegate le gambe, io mi giro per farvelo vedere, voi non avete necessità. Allora, una volta che siete qua, né troppo corte ma neanche troppo lontane, in modo tale da creare una posizione media, lasciate il bastone all'altezza della zona inguinale, attivate le spalle, aprite, mettete le mani alla terra, aprite il petto. Una volta che siete qua, vi fate proprio questi movimenti del torace, espansione toracica, inspiro, espiro, richiudo, inspiro, apro il torace, espiro, richiudo, inspiro, apro, espiro, richiudo, inspiro, apro, espiro, richiudo, mantenendo il torace in apertura, attivo bene la spinta delle gambe e delle braccia, sollevo il bacino, porto l'asta su e srotolando la colonna mi riporto verso il basso. Vai ad aprire prima il torace, poi spingi verso l'alto, sollevo il bacino, srotolo la colonna, ridiscendi,
apri il torace, sollevi verso l'alto e srotoli. Attenzione, l'ultima volta, prima il petto e poi spingi, 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 vieni su nel ponte rovesciato. E poi srotola la colonna, ti riporti verso la terra, recupera il tuo bastone, girati a pancia in giù. Però, allora, qui se ce l'avete, bene, ottimo. Se non ce l'avete, non fa niente. Mettete questo praticamente sullo soffitto. Se non avete niente coperta, pigliate un cuscino, ok? Quindi va bene anche un cuscino. Allora, da qua andate giù, allora, su giù, guarda, così ci vuole un pochino più indietro perché ho più spazio. Ok, così. Allora, zona pubblica bene in appoggio. Allora, dovreste cercare di sentirvi. Più il cuscino è alto, adesso io ci metto anche questo, così dovreste sentirvi anche comodi, perché se mettete i gomiti qua, okay, sentite proprio come anche la colonna, la schiena qui è bella scarica. Scivolate in basso, avrete sicuramente il vostro bastone vicino e andate ad appoggiarvi con il petto, portatevi con l'asta sotto la linea della gola e qua poi piano piano andate ad allungare le braccia. Ok, mantenendo le braccia belle tese, larghe, inspirate e vi aiuterà a salire, espirando scendete. Le gambe sono larghe e morbide, scusate, ho dimenticato di dirvelo, larghe e morbide. Andiamo ad inspirare, espirare scendere, inspirare su, espirare giù, inspirare salire. Espirare e scendere, proprio fatevi compiere tutta la rullata all'asta senza stringere i glutei, eh? Salite quello che vi serve, non dovete avere dolori alla schiena. Ancora, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo ed espiriamo. Manteniamo qui il vostro bastone, ok? Lo piano piano appiegate le braccia e poi lo fate andare dietro all'altezza dei glutei o della zona lombosacrale, palmi delle mani sono rivolti verso l'alto, appoggiate una tempia verso di me, verso lo schermo, e inspirando portatevi in allungamento, tenete la posizione, fate delle piccole spinte, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop, lasciate andare, mettete via il bastone, ok? E portatevi con la posizione delle braccia a 90 gradi, anche più giù, diciamo che le mani sono, se vi potete toccare la cima delle spalle, ok, siete giusti. Lasciate le manine qui e tenete in relax la vostra tempia da un lato, fate un bel respiro profondo e ruotate il viso, appoggiate l'altra tempia, mantenete qua. Facciamo questo stretch dolce per il collo, sicuramente sentirete, provate a girare di nuovo, ci sarà un lato dove il vostro collo è più contento, quindi cambiate posizione della faccia, vedete dov'è, per esempio questo è il mio lato piacevole, quando invece io giriamo dalla parte opposta, mi giro da questa parte, non mi sento così in una posizione piacevole, il mio collo è più felice quando sono dalla parte opposta. Adesso torniamo con calma al centro, appoggiamo il mento e portiamo le mani quasi sotto la linea del seno, diciamo un pochino più verso le costole, ruotiamo le scapole e solleviamoci dolcemente, stacchiamo, 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 stacchiamo e andiamo indietro, indietro. Se avete il cuscino lasciatelo, così lo portate in avanti e da qua vi appoggiate anche con la fronte. Facciamo, fate in modo che sia proprio comodo. Le ginocchia larghe e lasciatevi andare a dondolare un po' a destra e un po' a sinistra. Piano piano riavvolgete il movimento, vi portate su e andate a mettervi in ginocchio. Da qui spostate, diciamo, l'attrezzatura che avete là e vi mettete nuovamente in quadrupedia. Una quadrupedia per fare lo stretching però, in questo caso. Quindi comodi, belli larghi e facciamo sollevare un braccio. Lo portiamo, lo facciamo salire, poi passiamo nella parte tra la gamba
il braccio opposto e ci portiamo giù alla terra, quindi infiliamo il braccio. L'altro braccio, quello libero davanti, si può anche incrociare dietro e quindi possiamo portare la mano o sul sacro o sulla coscia opposta e mantenere la torsione. Facciamo un bel respiro e poi espiriamo. Ritorniamo in quadrupedia, ci aiutiamo con il braccio, srotoliamo la posizione e rientriamo. E poi da qui andiamo a fare un altro bel respiro, passiamo sotto, facciamo scivolare il braccio. Io porto il palmo della mano verso l'alto, vedete? E poi faccio scivolare davanti l'altro braccio e me la metto. Oh, con il palmo della mano ruotato verso l'alto, cercate di farlo, ok? In modo che così ci sia anche uno stimolo a livello della scapola. E manteniamo la posizione qua, sentiamo il collo che viene portato in uno stretching naturale, morbido. E poi lentamente ritorniamo in apertura con il braccio, appoggiamo, srotoliamo nuovamente. E andiamo in avanti con il primo braccio, grande, lontano, lontano, lontano. Poi ci facciamo portare indietro con il peso del corpo, quindi glutei verso i talloni. Sentiamo il braccio che si estende. Inspirando torniamo in quadrupedia, allunghiamo l'altro braccio e poi ci lasciamo andare dietro in modo da sentire bene la tensione. Torniamo in quadrupedia, andiamo avanti con ambedue le braccia larghe e lunghe e poi ci portiamo indietro con il peso dei glutei che va verso i talloni. Da qui espirando piano piano ci prepariamo a scavare, scavare, scavare e ritornare a sedere. Una volta che siamo in ginocchio, intrecciamo le mani qua davanti e spingiamo bene in alto e andiamo ad inclinare il corpo di lato. Ritorniamo al centro e risediamoci. Andiamo a respingere le braccia, ricreiamo nuovamente tutto lo spazio e ci riportiamo lateralmente dall'altra parte. Torniamo al centro, riportiamo indietro le braccia e portiamo i palmi delle mani. Ok, cerchiamo di portarci in apertura. Appoggiate i polpastrelli, un pochino più indietro dei piedi. Ok, faccio vedere da qua, ok? Una volta che siete qua, appoggiate i polpastrelli, mantenete la posizione e poi sollevate il bacino, rilassate la testa, rientrate giù, ora abbracciatevi con tanto tanto amore. Ok, giù la testa, giù le spalle, cercate di allargare le spalle, poi inspirate, guardate quale c'era prima e poi invertitela. Buttate fuori l'aria, abbassatevi, scavate anche la pancia. Inspirate, riaprite le braccia. Ok, incliniamo il capo. Con l'orecchio che va verso la spalla. No, io non sto tirando, ok, quindi è solo un'indicazione. Poi torniamo, torniamo al centro. Lo facciamo dalla parte opposta. Come indicazione l'orecchio va verso la spalla, possiamo anche togliere il braccio, torniamo al centro, abbassiamo il mento, senza tirare, perché io sottolgo qui e poi spingo in avanti, ok, faccio dei piccoli movimenti circolari con il naso come se stessi disegnando. Poi li faccio anche dalla parte opposta. Apro gli occhietti, sollevo le braccia. Thank you so much. Purtroppo oggi è andata così. Spero siate comunque contenti della lezione. Ci vediamo sicuramente domani alle 20 per la lezione diretta registrata. E poi mercoledì pare che il tempo sia clemente. Quindi aspettiamo il sole. Grazie mille, alla prossima. Vengo a salutarvi da vicino. Ciao ciao!